In questi giorni purtroppo si torna a parlare di pellets, a causa di un disastro ambientale conosciuto in Spagna come Marea Bianca. Una nave portacontainer ha perso in mare 6 container, uno dei quali era pieno di sacchi di pellets di plastica da 25 kg l'uno come questo, e prodotti dalla olandese Bedeco Europe. Una quantità enorme, 25 tonnellate, che a causa delle correnti ha riguardato un'area molto ampia che andrà inevitabilmente ad ampliarsi. Abbiamo toccato già questo argomento perché purtroppo è già accaduto più volte in Italia, sebbene in misura minore. Per esempio, nei pressi del petrolchimico brindisino, questo dicembre, insieme ai frammenti di plastica, era pieno di piccoli pallini. Anche in Sardegna, contrariamente a quello che si può pensare, ci sono zone dove è possibile trovare molti pellets in spiaggia. In Galizia lo sversamento in mare è stato ancora più impattante. Quei pellets che in Italia conosciamo più poeticamente come lacrime di sirena hanno in realtà poco di poetico. Sono prodotti dei petrolchimici e sono alla base della produzione dei flaconi in plastica. Essendo pallini molto piccoli, possono essere ingeriti dai pesci e la loro raccolta dalla spiaggia è parecchio difficoltosa. Con un piccolo setaccio è quasi impossibile separare i pallini dal materiale organico, utile invece all'ecosistema delle spiagge. Chi è il responsabile di questo disastro ambientale? È necessario intervenire subito con modifiche ai regolamenti internazionali e considerare questi pellets come sostanze pericolose da trasportare e definire anche la responsabilità per disastri di questo tipo, di cui resterà traccia per decenni.